Guardi, noi abbiamo oggi raggiunto 45 sindaci nuovi, di nuovi una decina, 10 sindaci nuovi su 45 in totale, e il Movimento 5 Stelle quando si presenta nelle città italiane non lo fa per mettere una bandierina, lo fa per andare a ristrutturare i comuni così come li hanno lasciati i vecchi partiti e i vecchi politici, e questo è il lavoro che stiamo facendo in questi anni in maniera molto meticolosa e direi anche insomma, con un grande senso di responsabilità di una forza politica che non fa le grandi ammucchiate. Sono d'accordo con il direttore Belpietro che prima diceva stanno tutti insieme, chissà chi poi sarà, chi tirerà le fila di queste ammucchiate, e quello che è successo è esattamente questo. Siamo contenti perché abbiamo 10 sindaci in più che dentro i comuni potranno risistemare ciò che è stato distrutto in questi anni nelle città, e come voi sapete i problemi lasciati dalla vecchia politica sono moltissimi e si fa più in fretta a distruggere che non a ricostruire, quindi il nostro lavoro è meticoloso un giorno dopo l'altro per mettere davvero a posto quello che i cittadini poi vivono tutti i giorni e che con fatica vorrebbero rivedere in ordine. Quindi non vi state mangiando le mani, ogni riferimento naturalmente a quel che ha detto Pizzarotti non è tanto puramente casuale, al sindaco confermato rispetto appunto a un risultato che ha battuto il contendente, poi appunto come detto tra poco ci colleghiamo con Parma. Guardi, noi abbiamo un gran rispetto per i cittadini che vanno alle urne e scelgono il proprio rappresentante, quindi più che fare un in bocca al lupo e un buon lavoro non possiamo fare, ma il Movimento 5 Stelle è un'altra cosa e continuiamo nei comuni in cui siamo entrati, peraltro anche con i consiglieri comunali, perché nei posti in cui non abbiamo messo un sindaco comunque abbiamo messo molti consiglieri comunali che lavoreranno per il programma. Un'ultima cosa che vorrei dire è che il fatto di andare da soli anche nei comuni permette al Movimento 5 Stelle di portare avanti i programmi in modo serio, a differenza di chi si presenta con 1000 liste civiche e forse un simbolo di partito che per portare avanti il programma, chissà quale, perché insomma sarà la grande ammucchiata anche del programma, dovrà trattare con altre forze politiche. Questa è una grande differenza che porta i cittadini che vogliono davvero approfondire sul programma a scegliere il Movimento 5 Stelle per una questione di sicurezza nel portare avanti alcuni temi. Io vorrei sapere se qualcuno di voi sa quanto ci si mette in un comune a smontare contratti di derivati che hanno continui aumenti di interessi che danneggiano le casse di un comune. Ci vuole molto più tempo di quello che ci si mette a firmare un contratto illegittimo. Quello che noi facciamo nei comuni è rimettere a posto le cose che hanno lasciato gli altri, semplicemente perché noi andiamo a guardare le carte che hanno lasciato. Raggi. Guardi, lei probabilmente parla della propaganda. No, scusi, sto parlando. Io sono un osservatore, io non faccio se mi fa propaganda perché non mi candido. Lei si candida, quindi lei la propaganda è tenuta a fare. Se mi fa rispondere, sentiamo un po' di educazione, Alberto, per favore. Sì, volentieri. Allora, noi quello che facciamo nei comuni, se mi fate parlare, grazie, è quello di andare a sistemare le situazioni drammatiche che ha lasciato la politica, per esempio, nelle partecipate. In alcuni comuni, ne cito uno, Civitavecchia, il sindaco uscente è riuscito ad assumere più di 1000 persone in una partecipata per assicurarsi il voto alle elezioni successive. Lo sapete quanto ci si mette a riorganizzare le partecipate di un comune come Civitavecchia? Almeno 3 anni ora. Da una parte c'è la propaganda giornalistica di quelli che devono sempre aprire la bocca dicendo è colpa dell'Appennino, è colpa della Raggi. Dall'altra c'è chi invece abbassa la testa, lavora in maniera seria e mette a posto ciò che non ha funzionato. Vuole sapere quanto ci si mette a mettere a posto i buchi che ha lasciato Fassino all'interno di GTT, società che gestisce i trasporti? Se vuole venire a Torino le facciamo vedere i bilanci. È sempre colpa di chi vi ha preceduto, però la responsabilità delle cose che fate mi pare che siete lontani da una riga dopo l'altra, citando i buchi lasciati dalle amministrazioni precedenti. Io non uso un tono di maestrina, io uso il tono di una persona responsabile, esatto, che sta in una commissione come la commissione bilancio e quando si rapporta con i propri comuni guarda i bilanci e i numeri e cerca di metterli a posto insieme alle amministrazioni.
Tutto il resto che viene scritto, io lo capisco, ovviamente ogni giornale tira dalla propria parte, quello che dico è che se volete discutiamo punto per punto dei problemi che abbiamo e stiamo cercando di risolvere nei comuni, ma non quelli che i giornali scrivono tutti i giorni per dare a documento, cioè quelli reali. Onorevole Castelli, chiaro il suo punto di vista, mi faccia tornare anche da Vecchietto. Vi ho fatto degli esempi, vi ho fatto degli esempi reali, non è che ho parlato di propaganda, vi ho fatto degli esempi reali. Allora, il Movimento 5 Stelle, come sapete, sta lavorando sui programmi delle prossime nazionali che mette quotidianamente sulla propria piattaforma e i cittadini iscritti possono votare e scegliere i punti del programma insieme a noi. Stiamo facendo un lavoro di coordinamento di tutti questi programmi e, direttore, voglio ricordare una cosa ai nostri ascoltatori. Non è mai esistita una forza politica che abbia detto presentiamo prima del giorno del voto la squadra di governo, e questo secondo me è un atto di responsabilità e di trasparenza che nessuna forza politica aveva ancora mai fatto. È quello che quando stiamo costruendo. Dire che è facile. Quando lo farete? Abbiamo dato dei tempi, pensiamo fine settembre, come è già stato detto, di mettere in votazione e scegliere il candidato premier e poi di conseguenza la squadra. Poi vorrei ricordare che questo paese ha un tema che troppo spesso non si tratta, che è quello dei programmi, perché guardi, i partiti di solito fanno le coalizioni in relazione ai posti da occupare, anche nei comuni, di solito gli apparentamenti sui ballottaggi si fanno per distribuire poltrone e cercare di vincere. Il Movimento 5 Stelle invece si occupa di programmi, per noi sono indispensabili i temi e sui temi si possono trovare delle convergenze se le varie forze politiche saranno d'accordo. Quindi io credo che il Movimento 5 Stelle si porrà in quell'ottica di programma, spero condiviso con altre forze politiche, sicuro che non è detto che il 50% sia una percentuale irraggiungibile e, lo ripeto, non è un tono da maestrina, ma è un tono di una persona che crede nella forza. Però di lei introduce un elemento delle alleanze con una trasparenza che, nonostante appunto qualcuno dica che non sia così, ancora dà grande, cioè, piace molto insomma ai cittadini. Allora, onorevole, io devo chiudere perché devo andare in pubblicità.